Antonio, fai il 21. Sto parlando, ma tanto lo stavi già contando. Bene. Bene, buonasera. Buonasera e benvenuti. Sono felicissima di vedere un pubblico così numeroso. È un dettaglio non trascurabile, soprattutto stasera, perché parliamo di un tema molto delicato, molto importante, e voi per noi siete in un certo senso la cassa di risonanza di cui abbiamo bisogno, perché come potete immaginare la questione che affrontiamo è una questione molto, molto difficile, molto spinosa, e certamente oggi attraverso anche il vostro ascolto, la vostra attenzione, e probabilmente vi faremo conoscere anche degli aspetti che non vi sono particolarmente noti, forse davvero potrete aiutarci a tenere viva l'attenzione su questo tema. Ci auguriamo, d'altra parte, che questo tema abbia una soluzione, abbia quella risoluzione che i curatori di questo progetto anelano da tempo, e quindi insomma che questo cammino sia sull'informazione che sulla risoluzione veda il compimento che merita. La tragedia della talidomide, aspetti medici, scientifici e giuridici. Nel 2020 si tenne un convegno curato da Antonio Ciuffreda e Francesco Picucci, che sono Antonio è seduto qui accanto a me, dall'altro lato Francesco, e lo chiariremo nel corso della nostra chiacchierata, il significato di quel convegno, il significato del libro che oggi parliamo, di cui oggi parliamo. Abbiamo la diretta Facebook organizzata grazie alla Biblioteca Nova. Lo vedo, però ecco, organizzata dalla Biblioteca Nova, che voglio ringraziare da subito, il suo direttore Emiliano Rolle, che è stato disponibilissimo, che ci ha concesso questo spazio, e l'organizzazione dei suoi aiutanti, dei suoi tecnici. Quindi entriamo subito nel vivo, poi vi presenterò con calma i nostri ospiti, molto importanti e molto qualificati. Entrare nel vivo significa passare la parola ai contributi che abbiamo preparato, il saluto di Alessandro Paci, attore che conoscete tutti, immagino, che è un caro amico dei nostri curatori, Nico von Glaslo, che è un talidomidico tedesco che doveva essere anche lui presente oggi ma non è stato possibile, e ci manda il suo saluto. E poi subito a ruota proiettiamo un filmato che credo ci aiuterà a entrare nel vivo della questione più di qualsiasi altra parola. Quindi la parola adesso al filmato. Gianni di Milà diceva il bello della diretta. Ciao amici, mi spiace, io non posso essere con lei, anche io sono tanto veramente geloso, perché io non posso essere con lei quando tu fai questa presentazione di questo libro molto, 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 molto importante. Anche io non posso mangiare gli spaghetti con lei stasera. L'importante è noi combinare, ma è un, come si dice in italiano, un grande bom in culo di governo, in culo di la famiglia Verzi. Io andare a Berlino, perché io non posso essere con lei. Io farei un'organizzazione dove di gente con handicappati, aiuto di gente con handicappati. Noi è la, come si dice, operazione per 400 bambini handicappati in Vietnam, e anche ancora 400 bambini di bisogno di cibo. Se voglio vedere nicofonglaso.org più di informazione. Io piace quando noi, io ritorno a Italia, in Firenze, noi fare un cena insieme in Firenze, o come tu vuoi, vediamo insieme e mangiare gli spaghetti. Ciao!
Ciao Antonio, innanzitutto un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti, che come vedi c'è una scarpiccia in questo quartiere malfamato, quindi da primo luogo non posso dire la presentazione del tuo libro, però dico a tutti di non solo di leggerlo, di comprarlo, ma di consigliarlo anche agli amici, a tutti quelli che conoscono, che è un libro molto interessante, molto bello. Prima di salutarmi, volevo dire una cosa, un ricordo, volevo dire a tutti quelli che sono lì da te, il mio amico Antonio Cicurezza, ma rovinavo la vita, più lui era a casa mia, mia mamma ci dice tardi, lui prese e dava una stanza dentro la famiglia, mia mamma disse, ah, no, tranquillo, lascia fare, mi disse, no, la dava, sennò si secca il lai, e la mia mamma da quel giorno mi ha sempre facciato. Visto che era papà Antonio, visto che era papà Antonio, quindi ti mi ha rovinato a lavare la stanza, ciao Antonio, faccio a te bocca al lupo del tuo libro, mi raccomando a tutti voi che siete lì, raccomandate per gli amici, ciao. Con tutti i problemi di un trasloco, ma la Valeriana i farmaci moderni sono molto più efficaci. Ma ormai è vero, è un'età. Ma sì, forse la famiglia si impedisce. Ma aspetta, presto lo sapremo. Arrivederla, signora vecchia. E non io ascolto le chiacchiere che fanno i fanatici dell'omeopatia. Il contergante è assolutamente innocuo, potrebbero prenderlo perfino i bambini. Lo si può assumere anche in stato di gravidanza. Ne fa bisogno, mia moglie. Grazie. Sia tranquillo, la padrona è parlato per io. Già, non si rendono conto che vedrebbe gli interessi dell'intero apparato industriale tedesco. Sì, non la vogliono capire. Ma non importa. Alla fine dovranno vedere gli occhi. Signori, c'è il signor Schwiss. Sa, caro Schwiss, mi stavo chiedendo perché si sente così fuori in mondo. Non sono problemi di sua competenza. Scusi, signor direttore, ma tutte le segnalazioni di danni neurologici causati dal contagiante finiscono sulla mia scrivania. Danni neurologici? Abbiamo fatto innumerevoli test su gatti e topi per verificare l'insorgere di qualunque danno collaterale. Esito negativo. Possono esserci casi particolari in cui compaiono effetti dovuti all'età o alle malattie. Ho qui la lettera di un dottore, il quale domanda se è possibile che il contagiante superi la barriera placentale. Non preoccupa che il suo recitativo possa danneggiare il tempo. Posso prenderla io? Il nostro ufficio legale sa come trattare i denigratori. E se fosse vero, testiamo gli effetti del contagiante quando c'è una gravidanza in corso. È ovvio che non potremmo per motivazioni etiche. E cosa fareste se l'allarme di quel dottore risultasse fondato? Signor Naumann, non diciamo assurdità. Il contagiante è assolutamente innocuo. Non si può mai escludere la possibilità di commettere sbagli. Il progresso ha sempre richiesto delle vittime. Io sono responsabile nei confronti di oltre 1000 dipendenti e delle loro famiglie. Caro Schwiss, sapesse quanto è stata dura mettere in piedi questa industria. Dopo la guerra la Germania era un ammasso di rovine.
Non possiamo permetterci che si crei diffidenza verso il prodotto a cui dobbiamo i nostri maggiori interessi. Signor direttore, potremmo introdurre l'obbligo di prescrizione medica per il contagiato. E ammettere che abbiamo la coscienza sporca? Senza che l'autoconfitti sanno mettere a tacere. Ma come si permette? Mio caro giovane amico, la Germania è uno stato di diritto in cui si è innocenti finché non è dimostrato il contrario. Con questo abbiamo chiarito la situazione. Vi ringrazio, signore. Soltanto una gamba. Voglio vedere mia figlia. Voglio vederla subito. Si cambi, senta. Voglio vedere mia figlia. Le braccia di sua figlia sono due monconi con mani attaccate. Il piede sinistro è attaccato al bacino, lo so bene. E noi non possiamo farci niente. Si sente bene. Deve cercare di prenderla con un certo distacco. Non dovete essere voi a far bene Kylo. Ci sono appositi istituti a cui potete affidarla. Da quella boccaccia schifosa. Ma non sento di fare altro. Che fai? Lasci! Per il modo in cui parlava di mia figlia, come fosse un rifiuto di cui sbarazzarsi. Ma sì, crede che alla vista delle deformità di sua figlia non resterebbe turbato chiunque? Se foste persone responsabili, prima di sposarvi vi sareste sottoposti a un check-up medico. Vi sareste risparmiati questa sventura. Andiamo a casa. Avanti. Lera. Infine la storia. Radunare le sue cose. Metti in valigia. Decidere la disposizione dei posti. Vicino a me voglio bella. Sarà una festa stupenda. Sì.
Sì, non vedo l'ora. Cominciamo a mangiare da sopra. No, aspettiamo. Almeno spegni le candeline della torta. Non mi va di spegnere. Capri. 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 Apri la porta, per favore. No, non voglio aprirla. Per favore, apri la porta. No. Possiamo anche festeggiare da sole. Non è venuta neanche bella che è la mia migliore amica. Allora, andiamo per ordine. Allora, dunque, nel 2020, vi dicevo, a Montecatini Terme si tenne il convegno curato da Antonio Ciuffreda e Francesco Picucci con la finalità di fare luce su questo tema che abbiamo un po' accennato. E in quella circostanza intervennero studiosi, scienziati e fu un'occasione estremamente importante, qualificata, per portare gli studi, le conoscenze, tutta la documentazione sia scientifica ma anche giuridica, umana, che questa situazione portava con sé. Tenete conto, per affrontare la conversazione di oggi, che questa vicenda ha radici lontane, abbiamo visto, no? Nel filmato degli anni 60, ma la loro, diciamo, in un certo senso, posso dire, forse consapevolezza, è recente. Le loro battaglie, i loro studi sono iniziati in anni relativamente recenti. Quindi il cammino è stato molto lungo, è una vicenda veramente molto complessa. Noi cercheremo ovviamente di semplificarla e di darvi la sostanza, quello che riteniamo sia importante che arrivi al pubblico, e lo facciamo attraverso gli interventi autorevoli delle persone più qualificate per spiegarvi cosa c'è dietro le quinte, che cos'è questa talidomide e quali sono gli effetti che questo farmaco produceva e che cosa gli scienziati oggi conoscono, sanno con certezza rispetto a quello che il filmato ci ha detto. Vi dicevo, abbiamo gli ospiti più che giusti per farlo, la professoressa Luisa Guerrini, che è già seduta qui accanto a me, e poi invito nuovamente il professor Terracini. No, non proiettiamo più, abbiamo terminato, adesso parlerete voi. Però mentre il professore si accomoda, volevo salutare alcune persone tra il pubblico, a cominciare dall'amica Gianna Maschiti, che salutiamo. Allora, perché chiamo in causa Gianna? Perché senza Gianna questo libro non avrebbe visto la luce, diciamolo francamente. Gianna ha fatto un lavoro di sbobinatura, di traduzione di tutto quello che è stato detto al convegno su carta, diciamo sul computer, quindi ha fatto un lavoro ciclopico.
Volevo salutare tra il pubblico altri docenti. Natalia Citikova Tarnavska, docente ucraina, buonasera, benvenuta. Docente di pedagogia speciale. Accanto a lei è seduto Dimitris Argiropoulos, docente di psicologia speciale all'Università di Parma. Entrambi sono membri del Comitato Etico Scientifico dell'Associazione Vita, Vittime Italiane Talidomide. Il logo dell'associazione è sulla comunicazione dell'evento. Più tardi ascolteremo e cederò il mio posto a il presidente Giovanni Del Mastro, che saluto già tra il pubblico. E ecco, intanto direi che ho... Ah no, vorrei salutare il professor Fanetti. Buonasera, professore. Professor Fanetti, di cui poi prenderemo a prestito una parte del suo intervento nel convegno, perché nella sua relazione, che poi troverete nel libro, va proprio alla radice, posso dire così, della nascita. Quindi lui ci parla di questo personaggio, di questo Heinrich Müchter, direttore scientifico della Chemie Grünenthal, che avete sentito citare nel filmato, e quindi la persona che, tra parentesi, dico semplicemente che era un medico nazista del campo di concentramento di Buchenwald. Quindi, insomma, le premesse non sono certamente delle migliori. Fu condannato nel processo di Norimberga, e professor Fanetti nel suo saggio ci spiega esattamente le coordinate per poi approdare a tutta la parte legislativa, che è anche quella una materia da sviluppare per capire perché questa battaglia è in corso, per capire che cosa sta facendo il Ministero della Salute. Avete sentito simpaticamente l'amico tedesco che così gioca un po' sul tema, ma in realtà va a colpire un nervo scoperto, perché se tutta questa questione è ancora così ardente è perché chi doveva affrontarla nel modo giusto non l'ha fatto completamente. Quindi il Ministero della Salute è intervenuto, ha diciamo fatto determinati passi, ma non ha completato il suo cammino, per cui ancora ci sono degli aspetti importantissimi, nevralgici, da risolvere. Io vi ho dato così davvero un'infarinatura, poi spero di poterci ritornare sopra ed essere più precisa, ma i nostri ospiti lo faranno molto meglio di me. Voglio passare subito la parola alla professoressa Luisa Guerrini. Lei oggi è qui in rappresentanza del Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi Statale di Milano, ed è professoressa, lei in particolare si è occupata del gene P63. Ha curato, è amica dell'associazione, ha curato un saggio molto interessante. Ora io chiedo a lei e al professor Terracini di tradurre per noi profani, insomma persone che non hanno gli strumenti di cui voi disponete, di spiegarci il valore della sua ricerca e il punto di arrivo, perché lei ha fatto dei passi da gigante. Prego, grazie. Dunque, io la questione è datata anche per me, nel senso che io ci ho messo quasi 20 anni a pubblicare questa mia ricerca, quindi circa 20 anni fa ho cominciato a appassionarmi appunto agli effetti teratogeni della talidomide, e mi è sempre interessato allo sviluppo degli arti, questo già da prima. Quindi studiavo questa proteina che si chiama P63. P63 è un gene che è essenziale durante lo sviluppo embrionale. Ci sono dei geni fondamentali per lo sviluppo degli arti, del naso, della bocca, del cuore. Quindi ci sono vari geni regolatori che sono essenziali durante lo sviluppo embrionale. E io studiavo questa proteina P63, che è mutata in pazienti con sindromi genetiche che hanno delle caratteristiche simili, quindi agli arti, al cuore, all'apparato interno, urinario, alle orecchie. E quindi mi è venuto in mente che, dato che
non si conosceva ancora il meccanismo molecolare della teratogenicità della talidomide, che la talidomide avesse fatto qualcosa a P63 durante lo sviluppo embrionale. Quindi abbiamo cominciato 20 anni fa in cellule in cultura e abbiamo visto che la talidomide provoca la degradazione della proteina P63. Sapete che nelle nostre cellule abbiamo il DNA e il DNA viene trascritto in RNA e poi tradotto in proteine. Quindi quello che può fare un farmaco è colpire a livello del DNA o a livello della proteina. E quello che abbiamo scoperto negli anni noi è che la talidomide agisce solo sulla proteina P63, non fa nulla a livello del DNA, e quello che fa spegne la proteina P63, quindi la degrada, elimina dalle cellule la proteina P63. Dato che vi ho detto che P63 è uno di quei geni essenziali regolatori dello sviluppo, se voi togliete questa proteina dallo sviluppo si hanno le alterazioni che, come abbiamo visto, nella bambina, in Francesco, in Antonio. Quindi quello che poi abbiamo, diciamo che l'esperimento fondamentale, e dopo forse abbiamo delle slide, delle diapositive per dimostrarlo, abbiamo la parte finale di questo studio ci ha messo moltissimo tempo perché avevo bisogno di un modello sperimentale in vivo, cioè un modello animale in cui dimostrare questa cosa, perché le cellule in cultura noi le chiamiamo in vitro, sono qualcosa di simile a noi, ma non è un organismo in toto. E gran parte del problema della talidomide, sapete che, o forse ve lo dico io, che non causa malformazioni nel topo e nel ratto, che è l'animale modello d'eccellenza per gli studi in laboratorio. Sì, avevano fatto degli studi, però insomma, poi se alzi le dosi succede pure là, perché adesso si sa perché non succede nulla nel topo. Però, quindi io ho utilizzato i pesciolini zebra, che sono dei pesciolini che voi potete anche avere nei vostri acquari, se li avete, e usiamo questo modello sperimentale in laboratorio, e quello che è stato dimostrato nel 2010 dal professor Andattaocchio, con cui io poi ho... pesciolini zebra che cresciuti senza talidomide, no effetto, e poi ci sono vari, purtroppo l'immagine non rende. Quello che succede se si allevano in presenza di talidomide, non gli nascono le pinne, e quindi hai diverse classi, un difetto leggero, severo o grave, come poi c'è stato nei talidomidici. Se mi metti la prossima diapositiva, quello che si può fare in questi embrioni zebra è che si può iniettare qualcosa, vedete questa... Qui questo è il tuorlo dell'embrione, come è il tuorlo dell'uovo che mangiamo, e quello che si fa, che sapete che è il nutrimento poi per l'embrione che si andrà a sviluppare, quello che si può fare qua, si inietta ogni embrione singolarmente, si può iniettare o della proteina P63 o dell'RNA messaggero che codifica per P63. E questo abbiamo fatto con l'idea che se la talidomide causava la degradazione di P63 durante lo sviluppo, se vai un attimo indietro, causando, va bene, vai pure avanti, che è più semplice. Quindi con l'idea che se noi aumentavamo la dose di P63, avremmo recuperato lo sviluppo delle pinne, e così è stato, nel senso che se, a una dose fissa di farmaco in cui sapevamo che le pinne, lo sviluppo, ecco qua, questo è un altro pesciolino normale, questo cresciuto in talidomide, vedete che non ha le pinne. Quello che noi abbiamo fatto, abbiamo iniettato nel tuorlo più P63, in presenza di talidomide le pinne ricrescono, si sviluppano nuovamente. Così come sia per le pinne che per la vescicola otica, che è l'omologo del nostro orecchio esterno.
che volevo dire che la prima diciamo vittima della talidomide in Germania fu la bambina di uno dei proprietari della Grunenthal, che nacque senza le orecchie esterne. Quindi questo, e qui vedete che qua è ridotta in dimensioni, e quando noi abbiamo iniettato due dosi P63 la dimensione è ritornata normale. E questi esperimenti si chiamano esperimenti di complementazione, quindi tu dai dall'esterno quello che pensi sia mancato e che causi questo difetto o fenotipo, e la dimostrazione che le pinne ricrescono così come la vescicola ottica ha una dimensione giusta è stata la prova scientifica a dimostrazione del fatto che l'unica cosa che la talidomide ha fatto durante la gravidanza è spegnere questo gene regolatore. Questo gene regolatore che è essenziale, noi abbiamo dimostrato. Se c'è l'altra prossima slide, c'è anche il cuore, il cuore non c'è, c'era il filmato col cuore che riprendeva a battere, e praticamente abbiamo dimostrato che quindi la talidomide durante la gestazione, quello che ha causato è stata la degradazione della proteina P63, e quindi non sono stati accesi tutti i geni a valle di P63 che sono necessari, essenziali per lo sviluppo degli arti dell'orecchio e del cuore. E quindi questo è, poi adesso per magari allacciarmi a quello che dirà Benedetto, quello che abbiamo visto noi in laboratorio è che abbiamo osservato tantissimi pesci e anche Xenopus, che sono i rospi, con difetti unilaterali, non solo bilaterali. Quindi tutte le indagini genetiche a cui sono stati sottoposti tutte le vittime della talidomide sono stati inutili. Questo dunque ci dice che abbiamo tutta una materia approfondita, studiata, delle ricerche che i talidomidici possono usare nel loro cammino, nella loro battaglia, come esatto, infatti poi magari le chiederò un breve intervento. Professoressa Guerrini, io ho letto che la talidomide oggi viene ancora utilizzata, vuole semplicemente dirci come? Allora, la talidomide adesso è utilizzata come farmaco di elezione del mieloma multiplo, che è un tumore del sistema ematopoietico, e anche lì praticamente quello che fa degrada due proteine che sono i regolatori dello sviluppo tumorale. Quindi la talidomide è usata, ci sono due derivati della talidomide che si chiamano pomalidomide e lenalidomide, che dovrebbero essere non teratogeni, ma lo sono, e è usata per la psoriasi, è stata usata per il Covid, e noi stiamo studiando i meccanismi con cui è effettiva nel Covid, ed è usata per la lebbra in Brasile. E in Brasile purtroppo c'è stata e c'è la seconda ondata di bambini talidomidici, perché diciamo che è l'unico farmaco che è dato gratuitamente dal governo brasiliano, e molta gente, sono stati trovati casi di bambini nel mezzo della foresta amazzonica a cui era stata data questa pillola per il mal di testa, e molta gente non sa degli effetti della talidomide, e quindi c'è questa seconda ondata dei bambini talidomici. E inoltre ci sono stati anche, non si sa il numero di aborti che la talidomide ha causato, perché se è stata presa molto presto durante la gravidanza ha causato tantissimi aborti, e appunto in Brasile sono stati riportati 3-4 casi di persone che l'hanno presa cercando di abortire, non hanno abortito, e niente, sono nate dei bambini altamente deformati. Quindi diciamo che è il farmaco di elezione, e c'è tantissima, c'è la Celgene ora, non è più la Grunenthal, è la Celgene, che è una ditta americana che insomma spinge molto su.
Quindi capite quando dicevo prima, no? La cassa di risonanza, l'eco di queste, cioè non è una situazione che è confinata a un periodo storico, ma preciso, no, in realtà qui si sta continuando come se mancasse una sorta di informazione, no? Perché poi viene da chiedersi, perché allora con la vicenda nacque la farmacovigilanza, quindi questo dovrebbe agire, io penso ignorantemente, in maniera trasversale attraverso tutto il mondo, ci dovrebbe essere, e invece c'è un silenzio complice e davvero terribile. Giustamente sì, è il soldo, il vile denaro. Allora andiamo avanti. Io chiamo in causa invece adesso il professor Terracini, è un grandissimo epidemiologo e ha dato un contributo molto importante. Perché, professor Terracini, lei accennava prima la professoressa Guerrini, lei affronta nel suo intervento e nei suoi studi una questione apparentemente per noi irrilevante, la monolateralità e invece la bilateralità, e invece è fondamentale anche questo. Però vorrei fare una premessa di ordine più generale, che è quella che, per intanto, dirò delle cose molto meno affascinanti di quel che ha detto Luisa, e vorrei portare la vostra attenzione sulla fragilità della scienza, che di cui la storia del talidomide è un esempio molto bello. Un'altra storia di fragilità della scienza è quella dell'amianto. C'è qua il mio amico dottor Silvestri, col quale lavoriamo da tanti anni sulle questioni dell'amianto, troviamo dei grossi parallelismi sulla fragilità della scienza e degli scienziati e del mondo scientifico. Poi arrivo alla questione dei monolaterali. Questo credo che è un libro che molti di voi conoscono, è uscito in edizione italiana nel 1973 in una collana che dirigeva il professor Maccacaro, che poi purtroppo è morto pochi anni dopo. Maccacaro ha richiamato l'attenzione sul fatto che 10 anni dopo, cioè parliamo del 73, 10 anni dopo l'episodio più vistoso che possiamo ubicare fino a 1963 all'incirca, in Italia non si sapeva niente. E lui 10 anni dopo ha fatto un'inchiesta nell'ambiente scientifico, nell'ambiente sanitario. Il mondo accademico e il mondo sanitario non avevano percepito la storia del talidomide. C'erano a quel punto in Italia almeno alcune centinaia di bambini nati malformati, nessuno ne aveva parlato. E devo dire che nessuno ha continuato a parlarne in Italia fino a molto pochi anni fa. E questo prima di tutto è un'autoconfessione. Anch'io, da epidemiologo, devo dire che ci avevo pensato alcune volte, ma fino a quando non ho incontrato Francesco Picucci 3 anni fa di questi giorni, veramente ero estraneo a questo. Ma la mia posizione non importa. Questo vuol dire che c'è qualche cosa nel mondo scientifico che non funziona, che sono dietro alla storia del talidomide ci sarà anche chi era stato Guzzino ad Auschwitz, non discuto questo, enfatizzando la Guzzino ci stiamo un po' dimenticando di tutte quelle che sono state le debolezze della scienza. Vai avanti. Già solo chi è che fai tu? Già anche in anni recenti, dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, dei bisogni di salute, in Gran Bretagna, in Giappone, in Germania sono state fatte delle inchieste tardive, ma sono state fatte sui bisogni di salute, sui bisogni di assistenza che hanno le vittime del talidomide, che adesso hanno 60 anni, questo non c'è bisogno che ve lo dica. In Italia silenzio, silenzio assoluto. Vedete, vai avanti. Non solo, ma si è venuto a creare una specie di telefono, quello che io chiamo il telefono senza fili. Credo che la maggior parte di voi ha, adesso parlo dei danni monolaterali,
La maggior parte di voi ha avuto l'esperienza di sentirsi dire dal Ministero della Sanità che i danni monolaterali, intendo dire danno a un arto con l'arto controlaterale, con l'arto controlaterale sano, che si nega la possibilità che questo sia causato da talidomide. Voglio solo farvi vedere questo. L'ultimo documento dell'Istituto Superiore di Sanità dice questo: in base alla revisione delle prove scientifiche delle malformazioni, e cita questo articolo di Brent Miller, è possibile affermare con ragionevole certezza che non sono attribuibili a talidomide i difetti degli arti superiori gravi unilaterali. Boh, io sono andato a vedere questo articolo di Brent Miller del 1988. Tra l'altro, Brent Miller sono degli statunitensi. Quindi, non, come voi sapete, ci sono stati alcuni casi negli Stati Uniti, ma molto pochi. Non credo che avessero una grande esperienza di osservazione di bambini malformati. E effettivamente, Brent e Holmes dicono che le malformazioni degli arti superiori, nella maggior parte dei casi, riguardano ambedue gli arti. Se un arto è severamente danneggiato, l'altro, il lato controlaterale è invariabilmente affetto. E fanno tre citazioni. Sono andato a vedere queste tre citazioni. Uno è di un inglese che si chiama Newman, che effettivamente dice grossolanamente gli effetti sono simmetrici. Newman era stato consulente in diverse vertenze in tribunali, ma è su, e fa questa osservazione sui casi che sono arrivati in tribunale. Ma come siano stati selezionati i casi che sono arrivati in tribunale in Inghilterra e in Germania soprattutto, nessuno si è mai andato a approfondire. Se prima di arrivare in tribunale ti sei fatto la convinzione o sei stato convinto magari dall'industria che talidomide non produce danni unilaterali, evidentemente questo. Ma Sugiura descrive 303 casi in Giappone con un solo caso di difetti limitati agli arti inferiori. Li descrive 10 anni dopo. Non c'è neanche, cioè c'è un caso su 300 di un ragazzo, sono ragazzi questi, con danno agli arti inferiori. Qui molto probabilmente c'è stata una selezione e altri casi con danni agli arti inferiori sono stati esclusi. E la terza citazione che fa è questo di Lenz, il grande Lenz, quello che, come è stato detto prima, ha segnalato per primo il problema del talidomide. Nell'articolo che loro citano non si menziona assolutamente la questione della unilateralità o bilateralità. Dico, racconto questo, scusate, anche se sono entrato un po' nei dettagli, per farvi rendere conto della difficoltà con cui chi si muove nel mondo, della facilità con cui chi si muove nel mondo scientifico può selezionare un'informazione rispetto ad un'altra. Vai avanti. Quello che io ho fatto pazientemente, pazienza senile, devo dirvi, credo che voi giovani, non so se avete una pazienza del genere, è di andare a riprendere i lavori originali degli anni 60, prevalentemente inglesi e tedeschi, di rileggere le descrizioni dei singoli bambini. I tedeschi sono stati bravissimi in questo. Gli inglesi avevano più un atteggiamento di creare una sintesi. I tedeschi invece dei tabelloni lunghissime con descrizione bambino per bambino, indicando il bambino con le iniziali e le date di nascita, è una descrizione non dettagliata, ma insomma la diagnosi delle malformazioni. Io questo l'ho pubblicato qualche mese fa sulla rivista italiana di epidemiologia, sperando che, essendo pubblicato in Italia dall'unica rivista di epidemiologia italiana, che abbia qualche impatto, che venga letto ed ascoltato nell'ambiente ministeriale. Non mi faccio molte illusioni su questo. Vai avanti. Questi sono i lavori tedeschi che io ho letto. Vai avanti. Mettendoli tutti insieme, su circa 200 casi che sono descritti, almeno 11 tra questi lavori sono descritti come danni unilaterali dati da madre che avevano assunto talidomide
per le nausee gravidiche. Non è una dimostrazione inequivocabile, però negli anni 60 era impossibile una dimostrazione inequivocabile. Va avanti. L'ultimo attacco in termini cronologici alla possibilità che talidomide produca danni monolaterali è da parte di questo gruppo di due genetiste e una radiologa inglesi che 3 anni fa hanno costruito quello che loro chiamano l'algoritmo diagnostico. Non sto a entrare tanto nel dettaglio, però è un lavoro questo piuttosto difettoso. Io vorrei che si sappia che è difettoso. Vai avanti. Questa è la loro tabella dove dicono per l'arto superiore non sono associati con talidomide i difetti unilaterali degli arti superiori. Degli arti inferiori non c'è una parola. Vai avanti. Questo lavoro di Mansour e di altri solleva diversi dubbi. Per intanto è quello che noi chiamiamo una revisione della letteratura, dove dovremmo vedere e mettere in considerazione tutti gli studi che sono stati fatti. Invece ne selezionano alcuni e ne escludono altri. Questo è un comportamento scientifico molto scorretto. Vengono ignorati i lavori che loro citano in parte sono gli stessi che vi ho fatto vedere un momento fa e loro ignorano completamente i casi monolaterali senza alcuna spiegazione secondo comportamento discutibile. Poi dicono il 94% dei bambini con un danno agli arti superiori e l'84% agli arti inferiori sono bilaterali. Ma questo, scusate, non c'è bisogno di andare all'università per rendersi conto che 100 meno 94 vorrà 6, 100 meno 84 16, solo di che i restanti percenti sono monolaterali. Ma non danno nessuna spiegazione e non danno nessuna spiegazione anche del fatto che dopo tutto questo discorso danno quella sentenza sugli arti superiori ma non parlano degli arti inferiori. Vai? A questo punto, diciamo, questo è tutto quello che noi epidemiologi possiamo fare, ma facciamo alcune domande ai biologi. Fondamentalmente, una delle cose che si leggono da parte della letteratura convenzionale, ma i talidomide circolano nel sangue, e gli abbozzi degli arti superiori e inferiori sono sincroni e quindi è difficile immaginarsi che agisca da una parte e non dall'altra. Però io domando, e non so se tu sei in grado di rispondere a questa domanda, ma quanto sincrona è effettivamente la sincronia tra un arto e l'altro? Siamo sicuri che non ci siano delle sfasature di qualche ora? C'è la dottoressa Macredi, di cui l'autrice del primo libro che vi ho fatto vedere, ha richiamato la mia attenzione su un vecchio studio giapponese degli anni 60 di questo Nishimura, quando in Giappone si era appena iniziato a far praticare l'interruzione legale delle gravidanze, che studiava gli embrioni che venivano asportati, da studiate alcune centinaia, alcune migliaia. E lui ha notato che tra destra e sinistra c'erano delle sincronie. È un linguaggio, se vuoi, molto più grossolano di quello che usate voi adesso. Questo. Però c'erano queste sincronie. Per quale motivo dobbiamo escludere che queste sincronie non ci siano anche negli abbozzi degli arti? Credo che questo è l'ultimo, forse c'è ancora uno. Ha finito? Vabbè. E allora, scusate, finisco. Ah, va bene, questo, che buona parte dei casi bilaterali sono asimmetrici, con gravità variabile tra un arto e l'altro, e questo credo che sia esperienza anche di molti di voi. E questo, per quale motivo dobbiamo escludere la asimmetria estrema che è da una parte sì e dall'altra niente? C'erano nelle serie originali un 5-10% di bambini con danni unilaterali, la somministrazione di talidomidi a conigli e pesci, e credo anche ai macachi, ma non sono sicuro di questo,
ha prodotto danni monolaterali e poi che i tempi d'azione del talidomide sono molto brevi, piccole differenze temporali possono essere sufficienti a spiegare la differenza tra destra e sinistra. Vorrei finire con una questione molto personale, che io il film, il video che abbiamo visto prima, credo che è la terza volta che lo vedo e ogni volta mi tocca molto in profondità. La mia prima figlia è nata nel marzo del 1961. Il buon Dio, se esiste, ci ha tenuto una mano sulla testa affinché mia moglie non vomitasse durante la gravidanza. Sì. Ma questo è veramente una sensazione di ingiustizia del perché a te sì e a me no, che veramente disturba e commuove. Eccetera. Grazie. Io volevo rispondere un attimo a... Ma indietro di una. Allora, sì. Eccoci qua. Ancora, aspetta, se mi metti un po' più in qua così vedo se ti posso... Allora, sì, questi... allora, questi sono prima di tutto... questo è quello che è un... sì. È un embrione di, come si chiama, di Xenopus, di rospo, dove abbiamo i difetti solo a una zampa posteriore e non all'altra, e malformazioni cardiache, vedete che c'è questo cuore molto più grande di quell'altro. Poi se mi vai nella prossima, e poi qua abbiamo la foto di un pesce con una pinna deformata e l'altra normale, e qua ce ne sono altre, solo per farvi vedere. Questo, vedete, non ha la pinna destra e questo non ha la pinna sinistra. E la prossima, per quel che riguarda appunto che ci sono l'unilateralità, ci sono delle asimmetrie di sviluppo e ci sono delle sindromi genetiche in cui una parte del corpo è più colpita dell'altra. Okay? E quindi, per esempio, quindi se c'è una sindrome genetica dove la parte sinistra del corpo, quindi l'arto sinistro, è più colpito del destro, non si capisce perché, se lo fa una sindrome genetica, non lo possa fare la talidomide. E se vai avanti un attimo, questa sindrome è la sindrome Holt-Oram syndrome, dove vedete che l'arto sinistro è sempre più affetto, e praticamente quello che hanno le persone affette da questa patologia e hanno problemi cardiaci, oltre a essere più colpite nella parte sinistra, è una mutazione in questo gene che, se vai alla prossima slide, si chiama TBX5. TBX5 è un gene che ristabilisce la simmetria. Quindi i nostri arti si sviluppano in modo asimmetrico, sono lievemente sfasati di qualche ora, e TBX5 ha il compito poi di ristabilire la simmetria che noi, che non siamo nati da mamme che hanno preso la talidomide, abbiamo. Se però praticamente, e c'è anche un lavoro che dimostra che la talidomide agisce pure su TBX5, e con Benedetto adesso stiamo scrivendo una review insieme a Neil Bargesson, che è questo specialista inglese. Io mi sono andata a guardare tutti i territori di espressione di TBX5 rispetto a P63. TBX5 è espresso prima di P63 negli embrioni, quindi può tornare tutto e può spiegare la monolateralità, e comunque il fatto stesso che ci sia una sindrome genetica che causa delle asimmetrie, secondo me dovrebbe proprio mettere a tacere il ministero. Grazie. Allora, adesso abbiamo un po' affrontato la parte, diciamo, tra virgolette, più scientifica. Adesso volevo introdurre due parole, indennizzo e risarcimento, e quindi entrare un po' nella seconda fase, se vogliamo, del nostro dibattito di stasera. Volevo chiedere aiuto, se ha piacere, al professor Fanetti, perché
Allora, diciamo che il farmaco, venga pure, si avvicini se vuole, il farmaco, volevo dirlo perché non so se l'abbiamo detto, che era, no, stia comodo professore, era un farmaco da banco, quindi non occorreva la richiesta del dottore, no? per acquistarlo, questo anche lo dobbiamo ribadire. Ci può chiarire un po' rapidamente, succintamente, i passaggi legislativi? Perché questo è un altro aspetto che non conosciamo. Sì, innanzitutto ringrazio appunto gli organizzatori di questo incontro e non mi sono preparato alcuna diapositiva, parlo quindi a braccio. Allora, il problema del risarcimento dei danni causati da talidomide nasce con la legge 244 del 2007, in cui viene previsto appunto un indennizzo a carico di coloro che presentassero delle malformazioni tipo amelia, emimelia, focomelia e macromelia. Questa legge poi è stata ovviamente modificata con successivamente nel 2016, ponendo dei limiti temporali, cioè ponendo per tutti coloro che presentassero queste malformazioni nati dal 1959 al 1965. Successivamente poi è stata di nuovo vista e questo limite temporale è stato ampliato e siamo passati i nati dal 1958 al 1966, allargando poi ulteriormente per tutti coloro che sono nati al di fuori di questo limite temporale, purché presentassero dei danni compatibili con la sindrome da talidomide. Ora, io sono un medico legale e faccio parte appunto di queste associazioni che rivendicano un po' il diritto a questo indennizzo e mi fa piacere anche sottolineare, come ha detto appunto l'intervento che mi ha preceduto, la differenza fra indennizzo e risarcimento, perché il risarcimento presuppone sempre una colpa da parte di terze persone, secondo quanto stabilito dall'articolo del Codice Civile 2043, cioè se io causo un danno a qualcheduno, chiaramente io sono tenuto a risarcire questo danno. L'indennizzo invece ha un concetto un po' più ampio, ha un concetto di assistenza sociale e non presuppone alcuna colpa da parte di terzi. E questa è una differenza molto importante perché quando vado in CTU il ministero quasi si sente in colpa e viene sempre chiamato in causa come se fosse un risarcimento. In realtà noi chiediamo un indennizzo e la differenza da un punto di vista legale è estremamente importante. E durante le mie, diciamo, battaglie medico-legali, due sono punti fondamentali alle quali purtroppo io vado a combattere e non vedo da parte dei consulenti dei medici legali del Ministero della Salute e dello stesso CTU una recezione particolarmente sensibile. La unilateralità dei danni e il fatto che la talidomide in Italia è stata commercializzata dal 1958 e i consulenti tecnici si battono del Ministero della Salute proprio su questi punti. Ora, su questi punti, ovviamente sull'unilateralità, sia il professor Terracini sia la Luisa hanno chiaramente dimostrato che vi possono essere, soprattutto con gli ultimi studi, dei danni unilaterali e avremo appunto una ulteriore CTU a Savona nei prossimi giorni con la dottoressa Guerrini, dove cercheremo appunto di mostrare questa circostanza. Per quanto riguarda il discorso della
commercializzazione della talidomide nel 1958, il Ministero si sta dicendo che è impossibile che le persone abbiano preso il farmaco prima di tale anno, in quanto non era commercializzato. Quindi le persone nate nel 56, 55, 57 non potevano presentare danni da talidomide perché non esisteva il farmaco in Italia. In realtà non è vero. In realtà non è vero, perché il farmaco girava per le farmacie, girava per tutta Europa fin dall'inizio degli anni 50. Addirittura ci sono degli studi spagnoli, addirittura, che dimostrano come negli anni 50 il farmaco fosse facilmente reperibile anche da mercati paralleli e poteva essere tranquillamente erogato anche con assenza di ricetta medica, potevano essere anche tranquillamente acquistato in altri paesi. Quindi non si può negare assolutamente che danni provocati da talidomide fossero presenti anche prima della commercializzazione del farmaco. Ecco, su questi punti, diciamo, sono i due punti fondamentali sui quali spesso, anzi quasi sempre, si lotta nei confronti dei consulenti medici del Ministero della Salute e degli stessi CTU. Tra l'altro anche l'Istituto Superiore della Sanità dice che nel 40% dei casi è impossibile stabilire effettivamente le cause eziopatogenetiche dei danni provocati dei danni provocati con queste malformazioni. E allora bisogna fare delle analisi genetiche, bisogna fare un'accurata anamnesi, bisogna andare a vedere effettivamente, studiare il caso specifico, vedere effettivamente se ci sono gli estremi per poter supporre, io non dico con certezza, ma comunque con alta probabilità, che questi danni siano effettivamente causati dal farmaco. È una lotta che si continua a fare, che continuerò a fare nel bene dell'associazione, ma vi assicuro che risulta spesso molto difficile, se non impossibile, superare certi ostacoli. Grazie. Grazie, dottor Fanetti. Prego. Volevo fare una domanda più molto specifica. Nicoletta Cremonesi, nel libro, e poi ne abbiamo parlato anche diverse volte, dice che due medicamenti che sono rispettivamente il Sedoval K17 e la teofillina qualche cosa, che risultavano sull'informatore farmaceutico già dal 1956. Come fai, se questo è vero, e è vero, l'ho controllato anch'io, come può il Ministero dire che la data fatidica è il 2 aprile 1958? O smentisce l'informatore farmaceutico? Che valore legale ha l'informatore farmaceutico? No, ha un valore legale, ma loro si impuntano sul fatto che una cosa è la teofilcolina e una cosa è la teofillina, per cui il farmaco inserito nell'informatore farmaceutico nel 56-57, hanno fatto delle ricerche, sembrerebbe che non contenesse il principio attivo della talidomide, ma in realtà non è vero, assolutamente non è vero. E il Sedoval K17 sì, il K17 sì, e loro dicono che il Sedoval normale invece non conteneva il principio attivo della talidomide. Però anche lì hanno fatto delle ricerche molto superficiali, sulle quali chiaramente noi continuiamo a batterci per dimostrare l'infondatezza. Dottor Fanetti, è vero che l'Italia è stata più tardiva nel proibire l'utilizzo di questo farmaco, vero? Sì, è stata più tardiva perché la talidomide nel 62 fu praticamente cessata la commercializzazione. Poi in realtà chiaramente il farmaco continuava a girare perché lo potevano tenere dentro un cassetto, quindi anche danni negli anni successivi fino al 66-67 possono essere attribuiti all'utilizzo del farmaco. Però è stata l'ultima nazione a impedire la commercializzazione del farmaco rispetto ad altre nazioni. Grazie.
Allora, volevo fare una chiosa, se mi permettete, dottor Fanetti. Una chiosa. Nel 62, che oggi, quest'anno, anzi, ricorre il 60° dalla revoca dei farmaci, non è stata ritirata la talidomide, ma sono stati ritirati dei nomi commerciali. La Gazzetta Ufficiale ne riporta un elenco. E fra queste anche Sedoval K17, Teofil Colline, eccetera, eccetera. Il discorso della talidomide in quanto tale, cioè il nome di battesimo di questa sostanza, come veniva chiamata alla sua invenzione, non era talidomide, era un nome come un codice fiscale, N-phtalil glutamide. Quindi il ministero o i suoi impiegati dovrebbero capire che la talidomide non è stata mai ritirata, ma sono stati ritirati solo dei nomi commerciali. E questa talidomide, cioè la sostanza che all'epoca circolava, non solo era in giro, quindi in commercio con quei nomi lì, ma era anche nelle farmacie galeniche, dei quali farmaci non sappiamo nulla. Quindi anche questo non è mai stato preso in considerazione. Bisognerebbe andare a vedere quei registri, le farmacie che l'hanno utilizzata, questa sostanza, quante ne hanno utilizzata e quante ne hanno somministrato. Domanda, come mi ha insegnato Benedetto da quando ci conosciamo, che mi mette sempre dei punti interrogativi e mi è costretto a fare molta revisione, mandandomi all'origine a cercare. Il Ministero ha mai fatto delle indagini, si è mai andato a informare presso queste farmacie galeniche cosa hanno prodotto, ad esempio? Niente. E allora perché io devo dimostrare il nesso causale, quindi devo produrre la prova, l'onere della prova, quando oltretutto non stiamo parlando di risarcimento, come hai detto giustamente, ma di indennizzo? La legge è fatta sulla presunzione che le nostre mamme abbiano preso o avessero preso questa sostanza o questo nome commerciale, sulla presunzione, proprio per questi motivi che abbiamo detto fino adesso. Non voglio entrare troppo nel merito perché andiamo nello specifico e magari rischiamo di tediare, come dicono quelli che parlano bene. Volevo invitare per un contributo breve, naturalmente, ma mi faceva molto piacere passare, grazie dottor Fanetti, è stato chiarissimo e illuminante. Volevo invitare un attimo qui vicino a noi la dottoressa Natalia Citikova-Tarnavska. Le fa piacere venire un attimo per un saluto? Volevo sottolineare l'aspetto etico di tutta questa dolorosa vicenda, quindi vi passo la parola con questa suggestione. Cari amici, дорогі друзі, parlare Україна, буде говорити українською мовою. Я вітаю вас з України і щиро дякую вам за те, що маю змогу бути серед вас. І проблему талідомідової трагедії розглянути в такому колі, близько розуміючи, про що йдеться. Тому що українські реалії дуже схожі з ситуацією талідомідової трагедії, як і Чорнобиль, так і, скажімо, сьогоднішні реалії, пов'язані з війною, тому що і та, і інша трагедії – породили ситуацію, коли багато дітей мають проблеми зі здоров'ям, мають інвалідність. І це одна сторона інвалідності Чорнобиль пов'язана з тим, що діти отримали радіаційне отруєння і при народженні мали аналогічні проблеми, які мали і діти в зв'язку з тим, що їх мами приймали талідомід під час вагітності. Під час вагітності в Україні українські мами піддалися дії радіації і мали аналогічні проблеми. Стоп. Vi ringrazio molto dell'invito e dell'opportunità di essere qui.
qui fra di voi, adesso sono entrato bene, e certamente lei come educatore insegna pedagogia dell'inclusione all'Università di Zitomio Rivan Franco, la questione etica di tutto quello che può minare, creare delle situazioni estreme rispetto al convivere, li interessa, anche perché l'istanza etica nelle relazioni educative è indispensabile. Non esiste relazione educativa senza un grosso ancoraggio, un grosso riferimento di tipo etico. Ha fatto un breve riferimento relativamente all'Unione Sovietica in quegli anni dove la talidomide era diffusa nell'Occidente, compreso l'Italia, che per fortuna non l'hanno avuta, però ahimè non sono mancate altre occasioni di altri principi medici. Di I servizi di interesse dell'istituzione termineranno tra 15 minuti. La biblioteca chiuderà alle ore 19. Bene, grazie. compreso un certo principio farmaceutico che è stato usato come antidoto dopo la catastrofe di Chernobyl nel 26 aprile, purtroppo le analogie si riscontrano anche là, e tutto ciò comunque per lei, per Natalia, in quanto professoressa di pedagogia, diventa un percorso per indagare come si può recuperare, come si può compensare le situazioni che si sono venute a creare. І ще хотілося б звернути увагу на те, що відбувається сьогодні. І це також пов'язано з тим, що цивільні люди, мирні люди в період війни отримують травми і втрачають кінцівки, отримують інвалідність. І тому тема талідоміда може розглядатися не тільки вузько, а ширше, і вона завжди є актуальною. І дякую усім, дякую, що прийняли мене. Sta studiando come si può affrontare una questione traumatica che permane però per tutta la vita. E su questo, non l'ho detto ma lo dico io, ci siamo anche incontrati perché il modello italiano alla disabilità, unico nel mondo, ha potuto far collaborare molto bene il settore medico con il settore educativo pedagogico su questo piano. Che cosa è la disabilità? La disabilità è un deficit che si incontra per varie cause, certamente per cause indotte dal malfunzionamento del nostro sistema non etico, certamente adesso, l'ha detto anche Natalia, con la questione della guerra, perché ormai affrontiamo la disabilità per attività bellica e l'avremo per lunghi anni. E che cosa si può fare poi per poter supplire una certa situazione con la quale si è costretti a convivere? Adesso è finito con queste parole l'intervento della collega, che fra l'altro, ecco, mi dimenticavo perché l'ha detto, ma lo vivo come una cosa scontata, ovvia, e mi sono scordato e mi scuso di dirvelo, viene dalla città di Zitomir, che si trova quasi a metà distanza fra Leopoli e Kiev. Zitomir è un nome, è una città, nonché un nome affascinante, letteralmente vuol dire la spiga della pace. È stata bombardata ben 12 volte in questi 2 mesi di guerra, e
purtroppo sono state bombardate anche abitazioni, scuole, compreso la scuola con la quale abbiamo fatto una sperimentazione molto bella per far passare i bambini da una scuola speciale ad una scuola ordinaria, i bambini con disabilità. E vi ringrazio molto. Continuo. Vuole aggiungere qualcosa in merito? No, purtroppo abbiamo. Allora, sì, continuo approfittando del fatto che ho il microfono in potere, ma un potere grande. E volevo dire molto in sintesi quelle quattro cose che ho conosciuto sullo sfondo della talidomide attraverso la mia amicizia con Antonio e Francesco. Con Francesco ho più occasione di vederci perché lavoro a Parma, Francesco con la sua famiglia vive a Parma, con Antonio meno occasione, ma la sua distanza non è un'assenza, le comunicazioni e le sintonizzazioni sono quasi da strega. Ho potuto, e l'ho fatto con piacere, portarli a lezione, a parlare alle mie studentesse che si preparano per la pratica educativo-pedagogica. Perché sono così contento di questa amicizia? Perché la prima cosa che mi hanno fatto apprendere, imparare proprio, è che la sfortuna, il caso, la mala sorte, non è quello che noi chiamiamo destino. Il caso può trovarti ovunque. Il destino è una parola certamente di origine greca, modestamente parlando, si fonda sul verbo istame, che poi in latino è diventato il verbo stare. Significa letteralmente, ecco, questa è l'occasione, nel bene e nel male, sulla quale deve sedere, se stare o non stare. Ci si sta ad affrontare il caso che diventa destino per poter poi andare oltre, per sfidarlo, per passare, soprassare i limiti e cercare quello che è venuto meno con la disavventura. Si posiziona, ci si sta per affrontare quello che è già istituito e proponendo un'altra cosa istituente per poter trasformare il male in un bene. Ecco, e questa è una dimensione non solo individuale, ma anche collettiva, comunitaria, si riguarda tutti. E lo stiamo dimostrando. La seconda cosa ha a che fare proprio con questa parola che l'Italia sta abbandonando, secondo me, male, che è l'integrazione. Ogni persona ha diritto di trovare la sua istanza di interezza, di integrità. L'integrazione non è l'omologazione, è quello che rende pienezza alla nostra esistenza. Di conseguenza, l'integrazione è intesa come integrità e insieme alla mala sorte che devo affrontare non devo perdere tutto quello che è mia potenzialità. Non è che ho perso la mia mano destra con la quale scrivevo e devo perdere anche la funzione della scrittura. Devo continuare a scrivere e loro scrivono. Scrivono. Loro salutano, esprimono affetti e vanno oltre a quella impossibilità che qualcuno ha indotto per questioni di tipo economico. Ovviamente tutto ciò ci fa fare i conti con una storia che è utile per tutti noi, non solo per chi affronta un deficit, una disabilità, perché studiando la nostra storia noi ci scopriamo in un'appartenenza, ci scopriamo non soli,
ma in una collettività che nel bene e male viviamo. E anche questo è una potenza, ha una potenza enorme. Ma soprattutto studiare la storia significa anche studiare le alternative date alla storia data. È molto importante per un bambino che frequenta la scuola pubblica inclusiva italiana sapere che nella nostra civilissima Germania, motore d'Europa, ci sono ancora le scuole speciali nel 2022. Mentre in Italia dal 77 in poi programma, normativa, sperimentazione, movimento dal basso, certe cose le abbiamo superate e le abbiamo cambiate. Stare nelle cose significa trovare quella dimensione di giustizia che qualifica la nostra democrazia. Stare a osservare e a sostenere ogni vulnerabilità qualifica la nostra democrazia con quello spirito di giustizia che viene meno anche alle sinistre oggi. Perché le nostre sinistre hanno cominciato ad abbandonare questa idea. Noi abbiamo bisogno di giustizia. Abbiamo bisogno di giustizia per cui ogni persona debole ci interessa. Ritornando al discorso che ha fatto la collega, la nostra è una pedagogia di prossimità. Ci interessano tutti, ognuno ovviamente a suo modo, in un percorso collettivo. Grazie. Bene, grazie, grazie davvero. Io volevo invitare Giovanni Del Mastro, presidente dell'associazione, e poi anche Antonio Ciuffreda ad avvicinarsi per i saluti finali. Vogliamo tirare un po' le fila di questa, di questo nostro pomeriggio. E naturalmente se qualcuno ha da aggiungere, ditemelo pure, se no arriviamo davvero a tirare le fila. Va bene Antonio? Allora Giovanni Del Mastro, che cosa significa questo lavoro che Antonio e Francesco hanno condotto? Che cosa ha voluto dire per l'associazione, il libro, il convegno, i dibattiti che si stanno creando, il suo punto di vista? Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Con Antonio c'è un'amicizia abbastanza lunga, tra l'altro siamo corregionali, siamo pugliesi entrambi, anche se lui poi si è trasferito qui in Toscana, e Francesco pure Sansevero, quindi Andria, Mattinata e Sansevero. E niente, l'associazione nata nel 2014 ha l'obiettivo di non spegnere assolutamente i fari su questa vicenda che ha colpito tante famiglie, ha colpito noi che ne portiamo il segno. Però ecco, è importante inquadrare tutto il ragionamento non solo su quella che è stata poi la nostra vita personale, chi è stato un pochino più fortunato, ha trovato una compagna, si è sposato, ha avuto dei figli, come è successo a me, è successo ad Antonio, è successo a Francesco, e purtroppo poi ci sono realtà di persone che non hanno trovato, come dire, ecco, la loro pienezza nella realizzazione, diciamo, del proprio vissuto. Noi sosteniamo ovviamente queste iniziative di conoscenza, anche perché l'associazione deve avere questo scopo, perché anche per le future generazioni si deve capire cosa è successo, no? Molte volte si ha l'impressione che noi siamo stati un peso per lo Stato. Non è così, non è così, perché molti di noi, grazie a Dio, hanno lavorato,
non hanno percepito la pensione di invalidità. Io ho lavorato per 40 anni, Antonio pure, per cui noi siamo una risorsa, non siamo un peso. Questo è importante. È importante capirlo. E soprattutto è importante rendere, come dire, giustizia non solo verso le nostre famiglie, perché noi immaginiamo nel 61, quando siamo nati, a casa mia era successa la tragedia, perché ti ritrovi dopo, io sono il quinto di sei figli, dopo quattro figli nati bene, nel 61, tac, arriva Giovanni con questa grossa. Dopo di me, mio padre e mia madre, siccome erano felicissimi di questa nascita, hanno messo al mondo un altro figlio che è nato nel 64 ed è nato perfettamente, bene, ecco. E io voglio approfittare in questa occasione di ringraziare anche poi chi ha preso il testimone. Non lo dicono, noi dobbiamo sì effettivamente, ma lo dicono per tutta la struttura, scusate. Quello che voglio sottolineare, perché molte volte Antonio, noi dimentichiamo, Francesco, dopo di noi hanno preso il testimone le nostre mogli, qui è presente Angela, è presente Annalisa, è presente Simonetta, cioè noi a loro dobbiamo dire grazie. Non per uno spirito di, come dire, di compassione, cioè, hanno sposato delle persone con le quali hanno praticamente condiviso tutto ciò che fanno tutti gli altri, per cui diciamo è importante anche dal punto di vista proprio della della realizzazione dell'essere umano. Io parlavo in una con il professor Dimitris quando abbiamo fatto un collegamento in videoconferenza, no? dell'importanza dell'essere autonomi. Ecco, io non posso spostarmi se non si sposta mia moglie, non mi posso manco tanto arrabbiare con mia moglie, perché comunque lei comunque mi deve toccare, spogliarmi, voglio dire, voi capite, cioè non so, a voi è mai capitato di litigare con le che per tre giorni non l'hai voluta vedere? Io non lo posso fare. No, perché questa può sembrare una battuta, però io per evitare, va bene, ok, però è sempre una rinuncia. È una rinuncia all'autonomia, ma io adesso lo porto sullo scherzo, perché comunque io diciamo ho un rapporto meraviglioso con mia moglie, come sicuramente lo hanno pure loro. Per cui come? Insomma. Ah, insomma. Vabbè, e quindi niente, torniamo sul discorso, è così, poi chiudiamo subito. L'associazione, ripeto, è un per noi è importante tenerla in vita, si chiama vita, ma la dobbiamo tenere in vita, perché ovviamente le battaglie devono proseguire, e è un assurdo, veramente è un assurdo, che qui stiamo parlando di poche decine di persone non indennizzate per dei capricci. Però io voglio sottolineare una cosa, c'è stato uno snodo nel 2010, perché quando è partito tutto l'iter legislativo, e qui voglio ricordare soprattutto una persona che non è più fra noi, l'onorevole Borghesi, che all'epoca, in una notte alle 5 del mattino, nella legge finanziaria, perché la 244 del 2007 altro non è che la legge finanziaria, alle 5 del mattino stavano cassando l'articolo che prevedeva un indennizzo ai talidomidici. Lui si alzò e disse: non passa la legge finanziaria, quindi sarebbe andato in esercizio provvisorio.
queste cose non le dico io perché, ma perché ce le ha dette lui in assemblea, che ha partecipato alle nostre assemblee più di una volta. Per cui ora, nel 2010, il comando logistico dell'esercito, quindi parliamo della sanità militare, aveva emanato una norma ben precisa da dare alle CMO, che diceva questo: laddove non è possibile, come dire, definire perfettamente la casistica di una persona, le CMO erano invitate a scrivere sul verbale: non si esclude che la malformazione sia dovuta all'assunzione di talidomide, proprio perché non è noi che dobbiamo portare la prova. Si va per il discorso che perché in quegli anni c'è tutto un grafico che parte dal 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e poi man mano a scendere. Quindi c'è una motivazione precisa in questo senso. Per cui nel 2010 quella emanazione del comando logistico, ecco, diede la possibilità alle CMO di esprimersi positivamente. Poi che cosa è cambiato? Noi non riusciamo a capirlo. Probabilmente il ministero pensava che in Italia ci fossero 150 talidomidici. Non è così. In Italia se ne contano circa un migliaio. Molti sono morti. Non c'è stato un censimento. Ecco, adesso, e concludo, la prospettiva qual è? La prospettiva è riagganciare. E purtroppo qui devo aprire un'altra piccola parentesi. Non abbiamo più purtroppo una classe. 10 anni fa c'era qualcuno che aveva preso a cuore la nostra vicenda, proprio perché era giusto ed era necessario in quel momento chiudere una vicenda. Noi come talidomidici, focomelici, come noi non esistavamo, cioè non c'eravamo, eravamo invisibili. Per cui, proprio perché tu devi mettere una pietra tombale e chiudere, non puoi adesso stare a fare le questioni 56, 57, 58, monolaterale, bilaterale, cioè non è possibile. Stiamo parlando veramente di poche decine di persone, stiamo parlando di 50, ma anche 100. Ma voi immaginate cosa rappresentiamo noi per il bilancio dello Stato? Noi rappresentiamo lo 0,000000. Quindi è un capriccio veramente assurdo. Per cui il compito dell'associazione è quello di informare, però è quello che in un momento di spiegazioni dal punto di vista scientifico, io qui volevo vedere i funzionari del Ministero, oltre, diciamo, alla presenza del pubblico qui presente, e che ringrazio, perché se questi signori qui non capiscono che non è possibile che un funzionario che di medicina non ne capisce assolutamente niente può prendere un verbale X di una CMO X, di una persona X che ha avuto esito positivo, e dire no, rivedilo, quasi intimandogli di farlo diventare negativo. Ecco, perché qui il problema qual è? Se la legge 160 del 2016 aveva aperto un varco, quindi 58 e 66 e tutti quelli che comunque presentavano malformazioni riconducibili al talidomide, con il decreto attuativo l'hanno richiusa. Quindi da un lato ti danno e dall'altro lato chiudono. Ecco perché è importante che noi si continui a fare pressione, e stiamo cercando di individuare qualche politico di buone, come dire, intenzioni, di accompagnarci presso l'Istituto Superiore di Sanità, presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma non perché ci debba andare io, che di medicina non ne capisco assolutamente niente, ma perché qui abbiamo illustri professori che
possono dire a tal dei tali che la storia è questa. Quindi io mi fermo qui perché avrei tantissimo da dire ancora. Quel filmato, Antonio, che io ti ho mandato tempo fa, che abbiamo visto più volte, il professor Terracini ha detto che si commuove ogni volta, a un certo punto, quello è un film da vedere tutto, a un certo punto quando si ritira il papà e vede che la bimba era chiusa in camera, la moglie gli dice, ma cos'è successo? Cioè, il marito dice, cos'è successo? E la moglie gli risponde, ma chi vuoi che venga al compleanno di una bambina senza braccia? Cioè, non c'è questo pezzo, ma è bellissimo quel passaggio che va visto, ecco, tutto qui. Vi ringrazio. Allora, dobbiamo salutare i nostri ospiti anche perché alla fine poi spero che vorrete acquistare il libro. Il ricavato delle vendite va ovviamente ad aiutare l'associazione e tutti i loro sforzi giornalieri per portare una soluzione, ci auspichiamo più rapida possibile. E dobbiamo salutare, quindi io ringrazio tantissimo Luisa Guerrini, Benedetto Terracini, Francesco Picucci, Antonio Ciuffreda e le loro famiglie, voi del pubblico. Allora, grazie a tutti voi che siete venuti, grazie agli amici di San Giusto con i quali era 40 anni che non ci vedevamo più. Voglio ringraziare Cristina, mia ex compagna del prima e seconda elementare, con la quale poi non ci eravamo più rivisti. Grazie a tutti, perché se questa giornata avrà un significato, e grazie perché siete qui insieme a tutti noi. Grazie a tutti gli intervenuti. Un abbraccio e grazie.